Gianluca, intanto grazie per la tua disponibilità. Ci troviamo qui alla presentazione dei nuovi giocatori. Quindi... Certo, è una giornata oggi di partenza, diciamo così, dove viene presentato i giocatori nuovi inseriti nell'organico. Siamo molto soddisfatti del lavoro che è stato fatto e poi da qui comincia tutto, e nell'augurio che sia possibile fare tutto nel migliore dei modi per via della situazione che c'è in giro del Covid, e poi vediamo. La preparazione la iniziamo il 31 agosto e da lì si parte. Tanto ci avete messo tanto mestiere, dai. Avete potenziato la spina dorsale della squadra e sugli esterni giovani. Sì, abbiamo cercato di dare un qualcosina in più in ogni reparto per quanto riguarda i giocatori di esperienza, e poi chiaramente con l'obbligo delle quote era necessario trovare dei ragazzi all'altezza di poter affrontare questo campionato. Credo che abbiamo, come detto prima, già lavorato molto bene nell'estate, la società si è data tanto da fare, in questo momento c'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di far bene. Si presenta il Montagnano dopo circa 20 anni, ritorna nel campionato di promozione e ci tiene a ben figurare, senza troppa presunzione, consapevole che non è promossa, deve comunque stare con i piedi per terra, ma con la voglia di far bene. Immagino che sia con quelli confermati che con i nuovi hai avuto modo, come dire, di incontrarli anche personalmente. La raccomandazione, la prima raccomandazione che hai fatto? Ma di raccomandazioni ti posso dire quella a livello atletico. Raccomandazioni ancora non ne ho fatte punte. L'unica cosa su cui ho parlato con i ragazzi, se si può parlare in termini di raccomandazione, è di non stare comunque sia fermi, perché già da marzo siamo fermi e quindi è tanto il tempo. E poi ora in questi giorni gli ho consegnato il programma di pre-preparazione da fare a casa. E perché dopo è dura, si inizia l'11 ottobre, saranno circa 6 mesi. Sono tanti, quindi come ho già detto prima, i ragazzi si stanno già muovendo, hanno già in mano il mio programma, e poi dal 31 agosto, quando iniziamo, comunque sia ci sono 5 settimane prima di iniziare il campionato, e ritengo un tempo sufficiente per prepararsi bene. Grazie.